Pronto? Alessandro, benvenuto. Ah, eccoci, ci siamo. Ciao Rita, un saluto a tutti. Ciao. Un saluto a tutti gli amici di Cristiani Today, un saluto ad Alessandro Greco che è al telefono con noi, proprio per condividere questo evento che lui il 31 ottobre a Roma condurrà, la Notte dei Santi. È una serata appunto all'insegna della musica, della fede, della preghiera. Fra l'altro il tutto si concluderà con la Santa Messa alle ore 23:30, presieduta dal Vescovo Paolo Lo Giudice. E appunto Alessandro Greco avrà il piacere di condurre questo evento. Allora Alessandro, è un evento che possiamo dire contrasta fortemente la cosiddetta festa di Halloween, che comunque ci prepara alla solennità di tutti i santi. Sì, perché noi non c'entriamo niente con questa festa di Halloween, nel senso che noi siamo fatti per essere nella gioia e nella luce, quindi a noi di questa pseudo festa, festicciola, non ce ne frega nulla, tra l'altro non serve a niente, è anche estremamente pericolosa perché comunque inneggia a un mondo che è di tenebre, che non è di pace e di luce, a cui noi siamo tutti quanti noi chiamati e destinati, grazie a Gesù Cristo. E quindi con l'occasione, è soltanto un'occasione questa, no? Contrapporre alle tenebre, alle stupidaggini, un qualcosa di bello, un momento di condivisione, di incontro, di festa, di gioia e soprattutto di possibilità di incontrare, di evangelizzare, di dare un'occasione bella, positiva, piena di energia ai giovani e ai ragazzi che hanno tanto bisogno, come dice Papa Francesco, di queste occasioni che poi possano essere anche in un'ottica di nuova evangelizzazione, no? Soprattutto dobbiamo ricordarci che noi in Gesù Cristo siamo nella gioia, quindi dobbiamo far arrivare questo concetto alle persone con le nostre possibilità e con la nostra disponibilità. Ma senti, chi saranno gli ospiti della serata? Quale sarà il programma? Guarda, tu sei una giornalista, queste domande non me lo devi fare, quindi sei rimandata a settembre, per ora sei bocciata e quindi devi andare a vedere il programma. C'è una band molto bella, poi tu lo dirai. No, ma volevo che lo dicevi tu, che c'entra? Lo so, ma vedi, il presentatore deve presentare quando è il momento, se no poi sto sempre a presentare, la gente dice ma questo chiacchiera sempre. Comunque c'è Don Giacomo Pavanello che ci farà un bellissimo momento di catechesi. C'è una band rock che si chiama Kairos, scusa, sì, Cantiere Kairos. Cantiere Kairos, quindi in realtà ho rimproverato te, ma ero io che non me lo appunto ricordavo benissimo. Vedi la rivincita. Le bugie hanno sempre le gambe corte, ecco. No, era il nome greco, io mi chiamo Greco, però il nome greco non me lo ricordavo. Vabbè, capita. E niente, poi c'è Sua Eccellenza il Vescovo, insomma, venite numerosi perché ci divertiamo, stiamo bene. Ci sarà la suora, Suor Anna Nobile, o Nobili come si chiama? In questo caso è sbagliato lui, che è Nobili, sì, a Nobili, esatto. Comunque guarda, saremo una serie di amici, l'occasione è bella, ripeto, per stare insieme, è un'occasione di festa, perché dove c'è Gesù c'è festa e c'è gioia. È questo. Ecco, lo sai, la cosa pure che mi ha colpito, leggevo nel comunicato stampa che verrà data anche la possibilità, quindi durante la serata, durante questa serata anche di musica, di preghiera, alle persone verrà data anche la possibilità di confessarsi, e questa è una cosa bella. Assolutamente, guarda, il sacramento della riconciliazione è proprio bello perché dà la possibilità a tutti di, non come dice Papa Francesco, certamente di passare dalla tintoria, no? È come dice la confessione, non è che è come andare alla tintoria, no? Però è avere un incontro col Padre, riconoscerci che siamo creature limitate, con tanti difetti, con delle cattive inclinazioni, quindi siamo nel mondo, possiamo sbagliare sia per nostra scelta ma anche perché il mondo un po' ci crea a volte le condizioni per sbagliare, e allora è bello andare inginocchiarsi, è come andare davanti al proprio padre e dire: padre, guarda, abbi pazienza, ma io ho sbagliato in questo e quest'altro. Ed è una sensazione poi che ti dà una grande leggerezza dopo, quando tu ti sei riconciliato col padre. Quindi veramente dobbiamo, questo sacramento dobbiamo valorizzarlo tanto, io ci tengo in maniera particolare.
Poi non è la prima volta che ti viene data la possibilità di presentare degli eventi comunque legati alla fede. Questo avvalora anche in qualche modo ancora di più il tuo lavoro. Ma guarda, te lo sai, io sono così, questo mestiere lo faccio da tanti anni, il pubblico lo sa, mi vuole bene, mi segue, e così cerco di essere a servizio, no? Il Signore lo dice, la messe è tante, gli operai sono pochi, i primi operai sono i consacrati, cioè siamo tutti consacrati, però ci sono dei consacrati speciali, no? Le suore, i preti, i frati, i vescovi, i cardinali, fino al servo dei servi che è il nostro Papa Francesco, no? E quindi così, essere a disposizione per questo tipo di servizio innanzitutto è un motivo di gioia e di arricchimento per me, e poi anche magari per qualcuno che può usufruire di quello che io faccio, di quello che io dico. Quindi è il concetto dell'essere a servizio, cioè di testimoniare, di portare Gesù, e come dice la parola di oggi, infuocare la terra con la sua presenza, con la sua parola e con i suoi insegnamenti. Quindi se io riesco minimamente a fare questo, lo ringrazio, insomma, per questo dono che lui mi fa. Come al solito è sempre bello ascoltarti, proprio riesci a trasmettere tutta la fede che hai dentro, ecco perché pure ci piaci proprio. Non è merito mio, è merito di Gesù. Più stiamo con Gesù e più lui ci riversa in noi e su di noi e dentro di noi tutta la sua grazia, la sua bellezza, la sua gioia. Cioè quello che arriva di me sicuramente fa parte di me, perché io ne sono strumento, però sono i doni che il Signore vuole riversare a ognuno di noi. Quindi non resta che, diciamo, invitare i nostri amici il 31 ottobre all'Auditorium Santa Chiara a Roma, in via Caterina. Fammi sentire questo tuo bel accento siciliano. Ti prego, dai che sto... Dai, ripeti questo 31 ottobre. Io devo fare dizione, lo so. Mi impegnerò, no, a farlo. Non la devi fare, perché sennò perdi la tua... Ma no, però capito? Sai com'è, cioè devo essere un po' allora, più... Allora, il 31 ottobre, carissimi amici di Cristiani Today, vi aspettiamo il 31 ottobre all'Auditorium Santa Chiara a Roma, in via Caterina Troiani 90, alle ore 20:30. Ci sarà Alessandro Greco e tutta la bellissima compagnia della serata, Cantiere Kairos, Suor Anna Nobili, Don Giacomo Pavanello, insomma tutti, e forse anche io. Mi imbuco pure io. Se non venite ci fate rimanere male. Esatto, quindi venite e sbrigatevi. Un abbraccione. Grazie Alessandro. Un abbraccio a te e alla tua bellissima moglie. Grazie, grazie anche a te famiglia, ti ringrazio sempre per il tuo tempo, per gli spazi che tu dedichi a questa iniziativa, perché comunque tu fai da megafono, da amplificatore, questo è molto importante. Mi raccomando, ti aspetto in tanti, perché sarà l'occasione appunto per stare insieme. Sì, e magari sì. Per chi avrà piacere, penso che sia un'inevitabile conseguenza anche conoscersi proprio, no? Stare insieme, guardarsi negli occhi senza quelle barriere che a volte sono rappresentate dalla televisione, dalla radio, no? Il contatto diretto fra le persone è la cosa più bella. Grazie Alessandro, un abbraccio e ci vediamo il 31. Buona serata. Buona serata. Rita, ciao. Un bacione. Ciao. Grazie a tutti voi di essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.